Ciao a tutti ragazzi, bentornati in una nuova video recensione in compagnia di Up Video Review. Oggi vi presentiamo Aqua Forest, un gioco disponibile in App Store al costo di 5,99€, compatibile con iPod Touch e iPhone. L'icona da quale lanciamo dalla Springboard è questa. Tappiamo e vediamo come ci si presenta il titolo. Diciamo subito che questa applicazione, come si nota già ecco dalla musica di sottofondo che vi lascio ascoltare, e da questa sorta di pioggia con tanto di effetto sonoro che ci ricopre i menu di gioco, ci mostrano subito una caratteristica principale del titolo, ossia quella di essere racchiuso all'interno di quei titoli cosiddetti zen-oriented, ossia orientati a una sorta di meditazione tramite varie caratteristiche del gameplay stesso, in questo caso particolare sfruttando come metodo meditativo gli elementi della natura e della foresta. Diciamo che descrivendo poi il gameplay vi spiegheremo bene cosa si intende in questo senso. Allora, questo è il menu di gioco. Avremmo a disposizione le due modalità principali del titolo, la Free e la Puzzle, scusate, la possibilità di andare online per scaricare i nuovi livelli della puzzle una volta completati tutti quelli disponibili del titolo. Diciamo subito che sono 5 gruppi divisi per 10 livelli ognuno, la possibilità di vedere le news e l'help. L'help poi vedremo sarà molto importante per quanto riguarda la modalità Free. Allora, innanzitutto partiamo subito con la modalità puzzle. Come vedete, questi sono i vari livelli che dovremo affrontare. Qua si parte ovviamente con un tutorial iniziale per insomma vedere un secondo com'è il gameplay, appunto come sono i controlli del titolo, per poi avanzare man mano di difficoltà e in maniera incrementale. Allora, ad esempio, facciamo una prova subito con il primo livello. In questo caso, vedete, abbiamo una grafica, si nota già da subito, molto molto essenziale. È raffigurato una sorta di contenitore all'interno del quale c'è questo liquido, che ovviamente il tutto si comanda con l'accelerometro. Questo titolo in particolare è basato su un motore fisico che sottende alle leggi e al movimento dei fluidi e dei vari elementi che compongono il gameplay, chiamato Physios Engine. Come vedete, quindi in questo caso dovremo far altro che far confluire questo liquido all'interno della barra blu, della banda grigia, scusate. Quindi basta in questo caso, ad esempio, orientare l'iPhone in maniera che l'accelerometro consenta il defluire del liquido all'interno della banda grigia, e in questo caso avremo superato il primo livello. Tutti i stage insomma sono poi fondamentalmente basati sulla stessa tipologia di gameplay. Tappiamo, in questo caso come vedete avremo il liquido sparso per tutto lo stage e dovremo appunto far confluire il tutto dentro questa tanica, diciamo così, questo contenitore. Una volta raggiunto il numero giusto, il quantitativo giusto di liquido, raggiungeremo lo stage clear, quindi potremo passare al livello successivo. Questo è il gameplay per quanto riguarda la modalità puzzle di Aqua Forest. Vi faccio vedere l'ultimo, abilitandovi anche la musica, così vi faccio sentire di cosa parlavo per quanto riguarda la questione della meditazione zen, che è alla base diciamo di questo titolo, e quindi la concentrazione tramite l'utilizzo del gameplay dell'applicativo. Per cui torniamo al
menu principale con il tasto Home e andiamo ad analizzare la modalità Free, che ci darà la possibilità di disegnare handless, quindi a mano libera, qualsivoglia struttura o comunque componente all'interno di questo scenario relativo ad una foresta, utilizzando i vari strumenti messi a disposizione. Abbiamo nella parte bassa una sorta di pulsanti che ci consentono di accedere alle caratteristiche per poter appunto tradurre su schermo le nostre fantasie a livello artistico, per cui avremo possibilità di utilizzare tutti gli ambienti, tutti gli elementi presenti anche all'interno, con i quali sono stati composti anche i livelli puzzle relativi alla sezione che abbiamo visto precedentemente. Ad esempio, posso creare un recipiente all'interno del quale magari posso inserire del liquido. Questo liquido ovviamente sarà sempre gestito tramite il motore del quale abbiamo parlato prima, per quanto riguarda la fisica dello stesso. Con invece quest'altro pulsante accederemo a tutti quelli che sono gli strumenti di spostamento, ridimensionamento e quant'altro relativo all'oggetto in questione, come io posso spostare in questo caso l'acqua. Posso spostare tutto il recipiente con l'acqua all'interno e una serie di altri effetti. Qui abbiamo ad esempio anche la possibilità di disegnare una sorta di meccanismo, potrebbe essere questo in maniera molto semplice, all'interno del quale potremmo far confluire ad esempio dell'acqua. Facciamo e grazie alla quale lo stesso, vedrete, lo stesso potrà svolgere determinati movimenti. Questo sta alla fantasia di ognuno di voi, quando si cimenterà con il titolo, raggiungere esprimersi come vuole all'interno appunto dell'applicativo. Tutta questa serie di oggetti, quindi con le varie caratteristiche e quant'altro, è ben spiegata all'interno del tutorial che vi dicevo, dell'help che vi dicevo prima. Come vedete, qui abbiamo tutta una serie di oggetti quelli che abbiamo a disposizione nel free mode. Cliccando sullo stesso avremo la descrizione. Ovviamente qui il tutto è in lingua originale, per cui bisogna conoscere un minimo la lingua. Però, insomma, questo è fondamentalmente il comparto relativo al free mode. Cosa dire per quanto riguarda a livello tecnico di Aquaforest? Allora, vediamo un prodotto sicuramente molto particolare per quanto riguarda la categoria alla quale appartiene. Tutti questi giochi hanno comunque sia questa caratteristica appunto di avere, di voler dare in qualche maniera, di voler indurre l'utilizzatore tramite quello che è il suono, tramite quelle che sono le immagini, gli effetti sonori, lo scorrere come in questo caso della pioggia sullo schermo, voler indurre l'utilizzatore ad una sorta di rilassatezza interiore tipica appunto del mondo zen. In questo caso a livello tecnico abbiamo una ottima realizzazione per quanto riguarda i vari elementi che compongono il gameplay, specialmente nel free mode, quindi dove tutto viene lasciato alla nostra immaginazione. Il motore fisico, ricordiamo, studiato apposta per questo titolo e del quale questo titolo è proprietario, il Physios Engine. Fa un ottimo lavoro a livello della movimentazione dei fluidi, l'interazione fra i vari oggetti che possiamo inserire su schermo. Quindi abbiamo visto nel free mode, volendo, potevamo inserire anche oltre l'acqua una sorta, anche altri fluidi del tipo di più viscosi, del materiale infiammabile e quant'altro. Purtroppo, dal lato negativo, la renderizzazione dei materiali è veramente di bassa fattura. Molto spesso, vedrete poi quando utilizzerete il free mode, non si riuscirà neanche bene a distinguere fra un liquido e l'altro. Per quanto riguarda l'implementazione dei comandi, il tutto tramite l'accelerometro fluisce in maniera tranquilla e ottimizzata al massimo. Per cui il comparto audio è ottimo per quanto riguarda questo titolo, ovviamente è una delle componenti principali per voler dare proprio questo senso di rilassatezza del quale parlavamo prima.
Ricordiamo che il titolo è disponibile in App Store al costo di 5,99 euro, per cui magari per tutti gli amanti del genere delle Zen Application e per quelli di loro che magari possono passare sopra a qualche difetto a livello di renderizzazioni per quanto riguarda gli elementi che compongono l'applicativo, sicuramente è un titolo che consigliamo perché a livello di audio-video, diciamo così, di sensazioni che riesce a dare, sicuramente è di buon livello. Per cui, per quanto riguarda le nostre video recensioni, oggi è tutto. Io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto per partecipare ai nostri contest e rimanere sempre aggiornati su quello che postiamo quotidianamente su iPad e iPhone. Per cui io vi saluto, alla prossima, per App Video Review, Marco Frosinone.